Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi sono qui a provare con voi l'ultimissima uscita in casa Mulac Cosmetics. Parlo infatti del loro nuovissimo mascara Gentleman e del piegaciglia in abbinamento. Questi prodotti mi sono stati gentilmente inviati dall'azienda con la quale probabilmente saprete che io collaboro ormai da qualche anno e siccome non ho ancora avuto modo di provare queste meraviglie, ho pensato di fare un try on haul in diretta con voi, ma non prima di avervi elencato un po' le caratteristiche di questi prodotti. Allora, il mascara, a dispetto della confezione blu, è un mascara nero. Non starò lì a dilungarmi sulla confezione, la scatola, il damasco, insomma, siamo grandi e grossi e noi della carta non ci frega niente. Il mascara comunque si presenta in un pack molto curato, molto carino come al solito, ed è piuttosto grosso, ingombrante. E il prodotto costa di 13,5 ml in quantitativo, ha un PAO di 6 mesi e costa 13,90 euro, quindi sicuramente un mascara, potremmo dire, non low cost, però diciamo della gamma dei mascara da supermercato, per così dire. Allora, lo apro con voi la prima volta. Allora, ha uno scovolo molto grosso e a banana, come anche illustrato da Sandra nel suo video, quindi è sicuramente un mascara incurvante e volumizzante. Dallo scovolo sicuramente promette un effetto drammatico, ma direi che non è consigliatissimo per chi ha gli occhi piccolissimi o le ciglia molto corte, perché potreste sporcarvi. Comunque va utilizzato con cautela, ecco. Poi il piegaciglia invece viene 7,90 euro ed è paradossalmente la cosa che mi incuriosisce di più. Infatti non ho mai avuto un piegaciglia serio, ho sempre avuto dei piegaciglia di quelli un po' china, quindi diciamo che l'idea di avere un piegaciglia fatto bene con un meccanismo che funzioni mi piace assai. È molto sobrio, è molto, insomma, professionale, ha delle manigliette con del silicone molto grippante e mi sembra bello, bello solido, quindi sono molto contenta di averlo ricevuto per poterlo utilizzare anche sul lavoro. E all'interno della bustina abbiamo anche due ricambi delle gommine, cosa molto buona perché se si dovessero consumare o sciupare si possono facilmente sostituire. Adesso, come potete vedere, io non indosso mascara, cosa che farò adesso qui con voi in modo da valutare insieme i pro e i contro del prodotto e formulare le primissime impressioni. Dunque, come potete notare, le mie ciglia sono piuttosto corte, quindi non ho delle ciglia particolarmente lunghe, nemmeno cortissime, però insomma abbastanza banali, e proviamo da subito a piegarle. Prima faccio un occhio, poi l'altro, almeno possiamo notare la differenza. Sì, le ciglia si sono un po' piegate, anche se onestamente non è che noto tutta questa grande differenza, ma non che sia colpa di questo piegaciglia, insomma, non trovo mai che faccia un grande lavoro su di me personalmente. Però comunque funziona, è un ottimo piegaciglia secondo me, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Andiamo adesso con la prima passata di mascara. Allora, lo scovolo prende tantissimo prodotto, è molto umido, guardate che roba, quindi vi consiglio sicuramente di scaricarlo, guardate quanto prodotto c'era nel tubetto. Beh, sicuramente l'effetto è molto drammatico, diciamo. Mi sembra un po' pastoso questo mascara e soprattutto cerco di dividerle un po'.
fa sicuramente un effetto Cindy, diciamo. Cioè, a me piacciono le ciglia molto grosse, molto definite, però amo i mascara un pochino più modulabili, ecco, perché magari mi piace fare più di una passata, e quindi mascara che appena li metti sono così subito aggressivi, un po' non mi lasciano lavorare bene le ciglia come vorrei. Beh, sicuramente l'effetto è intenso, molto intenso. Se non volete stare lì a diciamo spaciugare le ciglia 3 ore, volete una roba che appena mettete su va già a fare il suo lavoro, insomma, sicuramente ottenete un buon effetto. Adesso andiamo sull'altro occhio, magari avendo l'accortezza di scaricare un po' di prodotto, perché sennò veramente, non lo so, uno scovolino enorme. Allora, di qua non ho piegato le ciglia perché volevo vedere l'effetto senza piegaciglia. Allora, fa l'effetto ragno, non c'è niente da fare. Adesso io lo separerò le ciglia di questo occhio qui con l'apposito strumento, però è molto molto pastoso. Allunga tantissimo, quello mi piace come cosa. Allora, considerazioni finali. Il prodotto è sicuramente fedele a ciò che promette, quindi sicuramente dà un effetto molto molto visibile, sicuramente non è un mascara naturale. Ciò che mi piace molto è che le allunga tantissimo, cioè pensavo che avesse un effetto molto più volumizzante piuttosto che allungante, ed invece devo dire che le allunga veramente tanto. Secondo me è un mascara adatto se volete appunto quell'effetto un po' telescopico, quindi di ciglia un po' a ragnetto, ecco, se vi piace quell'effetto un po' ciuffetto. A me non mi dispiace, non lo amo nemmeno particolarmente, però io per esempio ho un tipo di ciglia che accoglie il mascara proprio così. Siate preparati a questa tipologia di effetto. La cosa che non mi piace è che non è un mascara modulabile e che quindi dovete metterlo e poi aggiustarlo con magari, ecco, un pettinino, uno scovolino, perché tende a fare un po' di grumi, quindi va lavorato. Se ci perdete un po' di tempo, è un mascara che può funzionare. Come vi dicevo, io amo solitamente dei mascara un po' più delicati, che io posso stratificare, che posso un po' lavorare. E poi diciamo che la cosa che mi piace meno in assoluto è questo scovolo, che è veramente gigantesco cioè nel senso è proprio enorme, proprio spropositato, ecco. A meno che voi non abbiate delle ciglia, degli occhi, scusate, enormi, rischiate di sporcarvi, ecco. Raccoglie moltissimo prodotto e il fatto poi che il prodotto sia così pastoso non aiuta. Certo, poi bisogna vedere nel corso del tempo come reagisce, nel senso se si secca subito, se si mantiene, quindi adesso ovviamente sono solo delle prime impressioni. Quindi mascara drammatico, lunghezza enfatizzata, effetto un po' telescopico, un po' ragnetto, effetto wow in pochissimo tempo, contro lo scovolo è grosso, è un po' pastoso e vi deve piacere l'effetto. Ecco, questo è alla fine della fiera la mia considerazione. Il piegaciglia invece lo trovo fantastico, perché è un ottimo piegaciglia, rapporto qualità-prezzo super top, quindi questo ve lo consiglio. Queste erano le mie riflessioni a caldo sul try on del nuovissimo mascara Gentleman di Mulac. Ringrazio tantissimo l'azienda per avermi dato l'opportunità di provarlo. Fatemi sapere se vi piace l'effetto, se siete soliti utilizzare mascara così o se preferite altre tipologie di mascara. Io vi ringrazio per aver guardato il video, spero davvero che vi sia stato utile. Se così è stato, per favore lasciatemi un pollice in su ed iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, così da non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione
e vi aspetto al prossimo video. Ciao!